Pelle su pelle, oggi parliamo dei profumi al cuoio. Andiamo. Error. Evolution. Ciao a tutti ragazzi, bentornati o benvenuti. Se è la prima volta che siete su questo canale, parliamo di profumi. Oggi selezione di alcuni profumi nella mia collezione al cuoio, a base cuoio, alcuni freschi, alcuni intensi, alcuni mascolini, li vedremo insieme. Prima di cominciare però vi invito ad iscrivervi al canale, se ancora non l'avete fatto mi raccomando, e di cliccare sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati sui nuovi video. La nota del cuoio, una delle più apprezzate sia dagli uomini che dalle donne, riesce a dare un carisma, un carattere molto molto sensuale alle fragranze, di stile, di eleganza. Dipende da cosa lo metti vicino, sta sempre bene su un uomo, ma anche su una donna, attenzione. Ma che cos'è la nota del cuoio? La nota del cuoio è quasi sempre, se non il 99% delle volte, un insieme di cisto e betulla, viene creato in laboratorio, d'accordo? Quindi non esiste una vera estrazione di cuoio. In antichità, praticamente 100 anni fa, veniva fatto con il cuoio vero dai maestri profumieri di Grasse. Però adesso non si fa più, sono tutte molecole sintetiche, d'accordo? Ma alcune sono riprodotte talmente bene che, wow, esce fuori un cuoio spettacolare. Detto questo, cominciamo. Sono tutte in ordine casuale, cominciamo dalla prima. Ferragamo Intense Leather. Questo è un profumo a base cuoio iris fresco, con note agrumate in testa, quindi è leggermente floreale, cuoiato e particolarmente elegante, sofisticato e raffinato. È un bellissimo profumo che è uscito da pochissimo, di Ferragamo. Mi piace tantissimo perché accosta quindi questa nota elegante del cuoio a questa sofisticatezza e opulenza dell'iris, un pochino talcato, elegante, affascinante. Ma costa poco, è versatile e adatto praticamente sia da ragazzi a uomini adulti, più adulti. Ed è per questo che se vi state avvicinando alla nota del cuoio, ve lo consiglio assolutamente spassionatamente. Ferragamo Uomo Leather Intense. Passiamo adesso invece a un cuoio decisamente più strutturato, più incisivo, decisamente più mascolino. Sto parlando di Rasasi La Yukawam. Questo è un profumo di nicchia, sì, che si ispira a Tom Ford Tuscan Leather. È un profumo di Rasasi che io apprezzo tantissimo. È una base cuoiata, forte, che sembra quasi tabacco. Tabacco secco, quasi affumicato. Troviamo poi in testa, ma in realtà poi lo accompagna per tutto il dry down del profumo, questa nota acida di lampone, che gli dà, non so, un qualcosa di leggermente tropicale. D'accordo? Non è un profumo tropicale, ma questa nota, più che tropicale, boschiva, ok? Boschiva, quindi un cuoio secco, affumicato, insieme a questa nota boschiva, acidula di lampone. Veramente un bellissimo profumo, ottima durata, perfetto per uscite serali o in contesti particolarmente eleganti, con un giubbotto di pelle ci sta. Una bomba, è la morte sua. Rasasi La Yukawam. Abbiamo visto il cuoio fresco, abbiamo visto il cuoio incisivo, adesso andiamo sul cuoio da sera, il cuoio dolce. Sto parlando di I, di Costume National. Questo profumo è decisamente più dolce, perché qui ci sono favi di tonka, vaniglia, c'è il cuoio sì, ma è un cuoio dolcissimo. È, potremmo dire, il connubio tra un profumo designer, ok? Quindi un Armani Cold, per intenderci, quella dolcezza inesistente, no? Che ci piace e basta, ma non sappiamo da cosa deriva, un po' astratta. E invece la qualità dei profumi Costume National, che è molto alta, quasi come quelli di nicchia, potremmo dire. Quindi non è un profumo che si concentra su una nota specifica. Non si sente forte il cuoio, come nel caso degli altri due profumi che abbiamo visto prima, ma è un cuoio super dolce, sexy, avvolgente. Questo è un profumo da serata, da discoteca, da incontro galante, anche perché no, anche perché lui non lascia una scia atomica, si sente, si percepisce, ma è più intimo, ma è super, super sensuale. I di Costume National.
Andiamo avanti con un'incognita, perché non so realmente se qui dentro c'è il cuoio, ma secondo me sì. E quindi io ve lo presento tra i miei profumi cuoiati. Sto parlando di terroni di Orto Parisi. Eh sì, è lui il terrore di ogni pianeta. Perché lui è la forza dei vulcani della Terra, no? Ve l'ho sempre descritto come terreno bruciato. Ecco, però ricordo una volta che stavo facendo una live insieme, era un po' di tempo fa, dove facevo un'esperienza mistica insieme a voi. Ci siamo messi in live tutti con gli occhi chiusi, praticamente dicevamo ok, io vi descrivevo un profumo e voi respirando lo dovevate immaginare. E io ho immaginato una stalla, eravamo in una campagna, ok, con le zolle di terra spaccate perché faceva caldissimo, con questi arbusti che bruciavano in lontananza, ma eravamo anche vicino a una stalla di equitazione, dove ci sono dentro i cavalli e ci sono queste selle attaccate al muro, no? Che fanno questo odore di cuoio, di selle, di cuoio equine, d'accordo? Io in terroni ce lo sento, è un profumo forte, animalico, potente, poderoso, mascolino, estremamente denso e particolare. Quindi, se siete amanti del cuoio, comunque vi invito a provarlo. Terroni di Orto Parisi. Andiamo avanti con un profumo al cuoio, però molto orientale e molto strano e particolare. Sto parlando di MV Agusta, 75esimo anniversario di Xerjoff. Questa è una serie limitata che potete prendere soltanto in un punto particolare. Se mi ricordo, vi metto qui sotto il link. Ha un bel costo, è un profumo super unico e particolare. Stiamo parlando di un cuoio che però vuole ricordare le divise in pelle dei ciclisti, il burnout, no? Delle gomme, delle ruote sopra una strada di una supercar. È un profumo super particolare, tagliente, è una pelle tagliente con note di zafferano potentissime, c'è l'oud, c'è è super orientale con questa nota di pelle, ok? Quasi pelle di daino, è assurdo. Super super artistico, lascia una scia chilometrica, con 3-4 spruzzi, una scia chilometrica, non so nemmeno se... No, è un parfum, ma è assurdo. Quindi, se siete appassionati delle due ruote, se volete sentire, diciamo, quell'odore, un po' di pelle mista a sudore, bruciato, al burnout delle macchine, dovete provare assolutamente MV Agusta di Xerjoff. Sembra qualcosa di... Per come ve l'ho detto, non è molto invitante, ma vi garantisco che una volta che ce l'avete sulla pelle, non ne fate più a meno. Passiamo adesso a una pelle decisamente più riconoscibile, che un po' tutti quanti possiamo riuscire ad immaginarci, perché quegli altri effettivamente è un po' difficile immaginarseli. Me ne rendo conto. Ma con Tom Ford Ombre Leather non abbiamo alcun problema nel capire, nel comprendere che profumo può avere. Sì, perché sa di scarpe nuove, ok? Voi comprate le vostre scarpe di pelle di buona qualità. Anzi, ancora meglio, entriamo dentro una pelletteria, d'accordo? Quindi sente quell'odore di pelle incredibile. E questo è il main player proprio. E poi in apertura c'è questo cardamomo che riesce a renderlo più spicy, più piccante, e ci rende questa pelle anche un po' più elegante, giocosa, raffinata, un bellissimo profumo alla pelle che vi consiglio di andare a sentire nel caso siate appassionati di cuoio, perché qui si sente veramente tanto. Tom Ford Ombre Leather. Adesso regia, mettimi una canzone western. Grazie. Perché stiamo entrando nella stalla dello sceriffo. Sì, adesso ci troviamo nell'antico West, dove lo sceriffo ha appena ricevuto le sue scarpe nuove e il suo scialle, il suo gilet nuovo di pelle fatto dal pellaio che sta lì vicino in paese. Siamo dentro quella baita, no? Con lo sceriffo che sta aprendo queste scarpe, si sente l'odore delle scarpe fortissimo e fuori ci sono i cavalli che praticamente fanno dentro la finestra, tanto così dallo sceriffo. Si sente l'odore animale del cavallo e delle
scarpe appena aperte, proprio così. Ah, Black Tie di Alberto Morillas, di Jeremy Fragrance, è questo. Mamma mia, è pazzesco, pazzesco quello che sono riusciti a fare qua. È un profumo che sa veramente di cuoio, del più sporco cuoio maschio, potente, poderoso che si possa proprio immaginare nella storia dei profumi. Io non ho mai sentito una roba del genere. Il cuoio più potente, ricco, forte, animale, equino, che io possa consigliarvi. Se siete amanti del cuoio, non potete non sentire questo. Black Tie. Adesso facciamo un altro viaggio pindarico con la nostra mente, con la nostra immaginazione, per C.H. Man Privé. Eh sì, è lui, ve lo ricordate, per chi mi segue da tanto tempo, un'estate mi misi lì, lo annusai e vi dissi, ah, quanto è buono questo profumo, e lo è ancora, un profumo buonissimo, ah, che unisce freschezza speziata a note di cuoio e rum vanigliato. Super super buono, non so se si trova ancora, non è facile da trovare questo profumo qua, però il migliore di Carolina Herrera, senza ombra di dubbio. Peccato per le performance che non sono proprio il top, ma in overspray si riesce a fare 6-7 ore. Ve l'ho spiegato in apertura, abbiamo il nostro giubbotto di pelle, andiamo ad un incontro galante a lume di candela, questa candela è al profumo di vaniglia, e beviamo un rum insieme alla nostra signora, insieme alla nostra donna o ragazza. Ecco qui l'odore di C.H. Man Privé. Rimangono solo due profumi e uno è Guerlain L'Homme Idéal de Parfum. Lui riesce semplicemente ad unire magistralmente la nota del cuoio, che però non è mai troppo rozza, anzi è un cuoio super morbido, insieme alla nota della ciliegia. Cuoio e ciliegia. Stop. Buono, elegante, sofisticato, raffinato. Sempre un'ottima soluzione per un uomo che veste casual, elegante. Veramente un bellissimo profumo che vi consiglio. A tratti anche leggermente gourmand. Ma di pochissimo, eh. Non mi verrebbe mai voglia di berlo, assolutamente. Però ha quella cosa sfiziosa di ciliegia, di maraschino, no? Quindi cuoio e maraschino. Veramente un bellissimo profumo che vi consiglio di andare a sentire. L'Homme Idéal di Guerlain. E per finire in bellezza, lui. Oh, il cuoio più particolare, strano, ma sexy che io conosca. Sto parlando di cuoio di Taon, di Step Aboard. Vi ho parlato spessissimo di questo profumo. È un cuoio insieme a iris, insieme a note di arancia dolce, ok? Quindi voi pensate, cuoio e arancia dolce fanno una figata, e semi di carota. Pensate voi, che combinazione particolare. È stranissimo, non si può riuscire a spiegare. È uno di quei profumi che per me è inspiegabile, d'accordo? Non riesco, so soltanto che sa sì di cuoio, ma questa arancia dolce ci aggiunge qualcosa di super particolare, lo rende unico, unico, non ho mai sentito un cuoio così, e sexy, è sexy. È talmente strano, particolare, unico, che uno dice, ma che cavolo di odore è? È spettacolare. Bene, detto questo ragazzi, io ho finito. Fatemi sapere qui sotto qual è il tipo di cuoio che immaginate più che fa il caso vostro. Quello fresco, quello mascolino, quello affumicato, quello strano, particolare, quello sexy, quello dolce. Fatemi sapere qui sotto. E tra l'altro fatemi sapere anche se il cuoio è una nota che a voi piace, perché a me, come avete visto, piace parecchio. Ah, e fatemi sapere qua sotto anche se ci sono altri profumi al cuoio che devo assolutamente provare. Ragazzi, io vi ringrazio tantissimo, mettetemi un like, mi raccomando, ricordatevi se il video vi è piaciuto, se vi è stato utile in qualche modo, e ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!